La Divina Commedia, Inferno, canto quinto. In questo canto Dante e Virgilio visitano il cerchio dei lussuriosi. Superato il cerchio del limbo, Dante e Virgilio incontrano il re Minosse, che ha delle sembianze animalesche e una lunga coda. Re Minosse ascolta le confessioni delle anime dannate ed emette al termine delle confessioni una sentenza in base alla quale il dannato verrà relegato in uno dei cerchi dell'inferno. La sentenza viene comunicata al dannato in base al numero di volte nelle quali Re Minosse attorcina la sua lunga coda su se stesso. Se la coda fa 4 giri, il dannato sarà condannato a scendere di 4 cerchi. Poi Re Minosse si accorge di Dante e inizia a rivolgere a Dante parole sprezzanti e al tempo stesso cerca di metterlo in guardia da Virgilio. «Ti sta portando all'inferno con l'inganno, per poi lasciarti all'inferno!» Virgilio zittisce Re Minosse, dicendogli che il viaggio di Dante è la volontà di Dio. Superato Re Minosse, nel cerchio dei lussuriosi, che è il secondo cerchio, Dante e Virgilio vedono i lussuriosi, condannati da una tempesta senza sosta, e tra i lussuriosi Dante nota Achille, Paride, Elena, la moglie di Menelao, e Cleopatra. Poi Dante si accorge di due anime che volano a volte in un abbraccio molto appassionato. Dante vuole chiamarle e Virgilio invita Dante a chiamare le anime. Le anime giungono vicino a Dante e Virgilio e la donna dice a Dante che i due sono stati innamorati in vita e sono ancora innamorati ora che sono relegati all'inferno. Le anime qui con Dante e Virgilio sono Paolo e Francesca e dicono a Dante che sono state uccise da qualcuno che quando morirà sarà condannato al nono cerchio, il cerchio dei traditori, nella zona riservata ai traditori dei parenti. Poi Dante chiede a Francesca quando è iniziata la loro relazione adulterina e Francesca dice a Dante che i due stavano leggendo le avventure di Re Artù e quando sono arrivati a leggere del bacio fra Lancillotto e Ginevra si sono baciati anche loro. Paolo scoppia a piangere e Dante, turbato e scosso dal racconto, sviene.